Festa dell'accoglienza all'insegna della gioia e del divertimento questa mattina nel plesso stazione dell'Istituto Comprensivo Bascette di Adrano. Un'accoglienza speciale riservata soprattutto ai bimbi della scuola dell'infanzia. Per loro la preside Concetta Rita D'Amico e i docenti hanno preparato momenti di grande coinvolgimento con canti e lo spettacolo di bolle di sapone, un modo frizzante e accattivante per accogliere i più piccoli nel loro primo ingresso nel mondo della scuola. E poi tutti in fila verso la rispettiva classe come tanti pesci colorati e diversi per condividere insieme la grande avventura scolastica. Preside, allora oggi il giorno dell'accoglienza dei bimbi di 3 anni della scuola dell'infanzia, lei ha sottolineato alle mamme dicendo insomma la scuola dell'infanzia non è un baby parking, è un momento importante perché ai bimbi si darà la prima marcia in più. Infatti è proprio così, io considero la scuola dell'infanzia la scuola delle basi, e queste basi devono essere solide perché giustamente tutto l'edificio scolastico del percorso che l'alunno intraprenderà si fonda sull'acquisizione di competenze che proprio alla scuola dell'infanzia vengono fornite. Ecco perché io credo tantissimo nella scuola dell'infanzia, anche se non è una scuola dell'obbligo, e invito tutti i genitori ad una frequenza più regolare possibile. Dopo 2 anni di pandemia e di emergenza, devo dire che la giornata di oggi ha aperto le porte a un nuovo mondo. Abbiamo riscoperto l'accoglienza come si faceva un paio di anni fa, quindi l'accoglienza come evento, come momento magico. E in questa scuola l'abbiamo organizzato dando la possibilità alle riconferme, agli alunni già presenti, ai piccoli alunni, sempre di 4 e 5 anni, di accogliere i nuovi compagnetti di 3 anni. Abbiamo fatto una festa all'insegna dell'accoglienza, ma anche dell'accoglienza vista in seno alla diversità come fonte di ricchezza. Infatti abbiamo scelto il tema del pesciolino colorato, pesciolino variopinto, che inizialmente era presuntuoso per i suoi colori, ma poi si ritrova ad essere da solo, perché da solo non si va da nessuna parte. Quindi bisogna includere tutti e, malgrado siamo diversi, dobbiamo percorrere tutti la stessa via per raggiungere lo stesso obiettivo. Ecco che questi pesciolini tutti insieme, come i nostri alunni, saranno felici proprio condividendo le grandi emozioni. E poi i canti, il momento spettacolare, le bolle di sapone, insomma un modo molto accattivante per accogliere i più piccoli, per fare capire che la scuola è anche questa. Insomma. La scuola deve essere una scuola che si sceglie e che si frequenta con il piacere di apprendere. Ecco perché i bambini devono venire a scuola in maniera gioiosa, pensando di vivere delle giornate fantastiche, entusiasmanti. E proprio per questo il primo giorno deve essere anche, come ha detto lei, accattivante, comunque deve essere fonte di grandi emozioni. Quindi accoglienza con canti, con ballette, nonché con le bolle di sapone che si inquadrano nell'atmosfera dei pesciolini che nuotano.